Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio, e qui è Manu, e ben ritrovati nel canale ragazzi. C'ho ancora il braccialetto di Lucca Comics? Io no. No. Ragazzotti, allora oggi nuovo appuntamento con gli Epic Animals. Devo dirvi che questo era uno degli appuntamenti che aspettavo di più, perché voi dovete sapere, e lo sapete già probabilmente, che i dinosauri mi piacciono da morire. Jurassic Park è uno, se non il mio film preferito. Oggi i dinosauri, ma non li ho visti. Non ci fossero. Io ero a Lucca, ho mandato Manu, ho detto: Manu, vai in edicola a comprare le Epic Animals, perché sono arrivati mega dinosauri, bellissimo, quindi questa grande puntata. Ragazzotti, prima di iniziare questo video, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un grosso pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Al canale. E mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che vi abbiamo fatto una playlist dedicata proprio agli animali, mostri, tutte tutto le beanbags speciale edicola. Ve le lasciamo qui sopra così potete recuperarle tutte quante. Manu, siamo pronti? Spostiamoci. Via. Allora, eccoli qua, The Epic Animals. Andiamo a vedere prima. Mega grandi. Contiene un mega dinosauro più mega mega. Allora, io te lo dico, se trovo un erbivoro, più me ne vado. Poi un mega Animals, mega dinosauri mega. Scopri la mega, mega mia mega. Storia mega. Più 6 anni mega. Richiede capacità di lettura mega. E poi che cosa abbiamo? Cerca gli speciali. Bello. E bravo. Ok, andiamo a vedere qua dietro. Allora, andiamo a vedere la checklist. Allora, Manuel, se troviamo l'erbivoro, no, Pterosauro, questo è il Brachiosaurus. Questo, se non sbaglio, è il Parasaurolophus. Guarda la preparazione. Poi abbiamo il Triceratops. Questo sarà il Dilophosauro. Questo non lo so. Quello è l'Unghiosauro. Brachiosauro. Questo qui, se non sbaglio, è o l'Albertosauro o l'Allosauro. Tyrannosaurus, Stegosauro. Questa è la tigre con denti a sciabola. Il Mammut. Questo non credo proprio che esisteva. L'Idra. Poi abbiamo questo, non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo. Questa è un'altra sorta di stegosauro. E lui, Manu, quello col tartarugona, col pallocco dietro, si chiama... È l'Ugnirtosauro. Non me lo ricordo, ma... Cioè... Allora, ovviamente noi puntiamo a non trovare l'erbivoro. Assolutamente no. Non trovare quello fantasioso, perché io voglio i dinosauri quelli veri. Quelli inventati no. Vabbè, io mi tengo questo perché... Comunque, ragazzi, sempre 3,50€. Ah, rifatto mazzetto, ho scelto quello che... Sempre 3,50€. Allora, andiamo a vedere se abbiamo l'apertura facilitata. Oddio, stanno i pallini. Stanno i pallini. Stai sbatte tutto. Però... Allora, vediamo un po'. Dio, ho deciso qualcosa. È rosso. E quindi? È il Franco. Vediamo un po'. Mamma mia, questo è cattivo come non si sa cosa. Allora, andiamo a vedere. Allora, bello. È maschio. Un po' chi è? Decisamente maschio. Dici, vero? Sì. Hai visto dalla protuberanza. Allora, qua abbiamo il Diramix, ovviamente terra. The Epic Animals Mega Dinosauri. Allora, andiamo ad aprire, vediamo un po'. Qua ci stanno tutte varie informazioni. Ciao, siamo terra, bla bla bla. Non è che ci importa tanto di sta roba. Al centro del, come si chiama questo? Andiamo a vedere come si chiama, perché noi vogliamo vedere come si chiama. Sarà questo? No, non credo. No, vediamo un po'. Forse ci sta al centro l'immagine, vero? Credo, sì. Eccolo qua, il Terzinosauro. Questo praticamente corre sulla fascia. Sì, sì, questo qui è come Cafu. Sì, però torna anche indietro, ci prende, certo. Ad una mano a te. È grossa pure al centro. Certo, grossa. Allora, questo era proprio quello che non sapevo chi era. Ragazzi, perché c'ha questi artigli lunghissimi. Peraltro quasi non molto lunghissimi qui. E quindi il Terzinosauro, ragazzi, difensore del Real Madrid, se non sbaglio. Bello. Bello, non bellissimo. Però io volevo il Tirannosauro. Sotto? L'inventosauro? No, la lucertola preistorica a due teste, ragazzi, se la sono proprio inventata clamorosamente. Ma ce la dà qualche informazione sul Terzinosauro? Assolutamente no. No, forse è qui, forse è lì. Qua. Ecco, militava. Allora, detto anche lucertola falce, per via dei giganteschi artigli posti sulle zampe anteriori, i suoi ritrovamenti sono stati rari e incompleti. Quindi se lo sono inventato pure questo, sì, probabilmente. O se no, probabilmente perché ancora gioca, lui non è, ah, non cioè, è andato. Probabilmente ancora non si è estinto, sì, ancora milita. Non ha iniziato a fare allenatore, sì, insomma. Sì, sì, no, è ancora un bel Terzinosauro. Va bene, difensore della nazionale. Va bene, ragazzotti, andiamolo a vedere meglio. Eccolo qua. Allora, colorato bene, Manu. Sì. Guarda, fa pure tutto bello sfumato, sia con diciamo questa sfumatura che nero. Questi sono fatti io abbastanza bene. Io devo essere sincero, bene. A me la Dynamix non mi dispiace, cioè sono veramente... Fanno, ragazzi, fanno... abbiamo aperto alcune cose da Dynamix, esagerato. Sì, sì, fanno belle cose, abbiamo visto anche gli Avengers, comunque sì, vi lasciamo qui sopra, ragazzi, le varie playlist delle cose, perché comunque abbiamo aperto belle cose. E dai, molto carino. Allora, bello, come diceva Emanuele, i dinosauri sono belli. Assolutamente. Qua c'è scritto anche due Epic Animals. Come diceva Emanuele, all'interno ci sono le palline, quindi diciamo antistress, vediamo se si regge. Questo va in vetrina.
Eccolo qua, si regge pure. Guardate che bello cattivo. Bello, molto bello. Ok, Manu, quindi adesso è col terzinosauro. Tocca a me. È il momento di Emanuele. Evviva. Ah, ragazzi, Alessandro non mi ha detto quali sono gli speciali che io ovviamente riuscirò a trovare. Guarda, Manu, non sembra ci siano. Dalla cerchia di speciali. Uguali. No, va bene, ma non ci frega niente e noi continuiamo ad aprire. Non voglio spoilerare nulla e aprirò la confection. Ecco qua. Allora. Sei pronto? Vedere una sorta di verde. No, non mi dico. No. Bello, bello, dai, brachiosauro. Questo si illumina al buio. Dici? Sì, per forza. Ci possiamo provare dopo. Guardate quanto è bello. Sembra Nessie. È un po' Sai che levi le zampe è Nessie. Poi gli metti le zampe e diventa un brachiosauro. Ok. Andiamo a vedere la checklist. Allora. Vai, Manu. Vediamo la checklist. Questo probabilmente vedi come è fatto. Questo... Sarà o un brachiosauro o un brontosauro. No, si illumina al buio, quindi a noi ci interessa solo quello. Vediamo un po'. Eccolo. Eccolo, quel brachiosauro. Brachiosauro. Era un enorme sauropode di 40 tonnellate di peso e 25 metri di lunghezza. Grazie al suo lunghissimo collo poteva arrivare a nutrirsi delle cime degli alberi fino a 9 metri di altezza. Io bello. Non volevo trovare il bivolo, però questo è bello. Questo speciale. È bello. Vabbè, guarda pure come è colorato figo. Sembra sì. Un po' ectoplasma. Sì. Vediamo un po'. Molto ma bello. Scusa cosa, Manu, ma... E poi c'ha le palline dentro, quindi mi piace di quanti stress. Vediamo un po', ma qui lo dice... Ops. Chi lo dice? Beh, però no. Però mi sono mozzicato la lingua l'altro ieri. Troppo poco. Eccolo. Vabbè, infatti. Ti rispetti un attimo. Sta andando solo. Sto a morire lui intanto. Insomma, diciamo. No, vedi sicuramente qui c'è. Eccolo. Gli speciali sono. Cambia colore in acqua calda. Il tirannosauro. Si illumina al buio. Ma perché io trovo sempre lo speciale. Pollice nel su per Emanuele che trova sempre lo speciale. Poi c'è l'otteradonte si illumina al buio e poi non so se ce ne stanno altri. Sì. La tigre si illumina al buio. Cambia colore in acqua questo. Cambia colore in acqua e la tigre si illumina al buio. Quindi pure la tigre sarà più o meno questo colore qui. Perfetto. Allora, diciamo che è molto molto bello. Sì, molto bello. Ora vado a spengere la luce e vediamo com'è. Ovviamente, senza sbracare le vetrine. È tutto chiuso, mi sembra. No, ma tu riesci a colpire cose che non ci sono. Cosa, raga? Sono grosso, che devo fare? Eccolo qua, luci che spente. Spettacolo, ragazzi. Bello, bello, molto figo, ragazzi. Veramente non si può dire nulla. Allora, ovviamente la testa si illumina un po' meno il collo, ma guardate il corpo. Vabbè, perché sulla schiena è colorato per quello. Sì, si illumina. La parte trasparente, sì. Si illumina proprio tanto ed è molto molto bello. E dunque ragazzotti, anche per questo video è davvero tutto, mamma mia gli Epic Animals, Manu forse ci dobbiamo riprovare col tirannosauro, non escludiamo che ci riproviamo a trovare il tirannosauro. Fateci sapere qui sotto che cosa avete trovato voi, se l'avete aperto anche voi, se avete trovati, ma anche se vogliamo fare uno scambio magari, se volete un bel questo è il tirannosauro, ve lo diamo tutti. Perché magari vi manca, che so, se vi manca il portiere, certo. Noi vi manca un difensore, vi diamo il terzinosauro. Magari loro ci danno il centravantisauro. Ragazzotti, dunque, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, ragazzotti, lasciate un grosso pollice in su. Qui da Visio, Manu, il terzinosauro, il brachiosauro è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ragazzi. Ciao.